che facciamo un po' più di ombra. Ancora un po' di ombra. Ciao 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 ciao. Hello. Hello. Hello everybody. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ehi Lara, ciao, grazie. Sono felice che si sente, sono felice di vederti.
Questa diretta è senza titolo, o meglio, il titolo di questa diretta è senza titolo. L'indovinello scherzoso di stasera è: questa è una diretta senza titolo, o il titolo della diretta di stasera è, due punti, aperte virgolette, senza titolo? Che in uno dei due casi si è sprovvisti di titolo, nell'altro il titolo è c'è ed è senza titolo. Normalmente le persone hanno sempre bisogno di un titolo. Un titolo è una definizione, ciò che fa capire perché si è in un certo posto, in una situazione, a fare che cosa, come il titolo di una conferenza, di uno spettacolo, di un film, di un libro. Ciao Maria Teresa, ben arrivata. Il titolo ci dà sempre la sensazione di sapere che cosa stiamo facendo in un dato posto, a una data ora. Ci dà la sensazione che il motivo per cui siamo in un posto è conosciuto ed ha senso. Dà senso al tempo che passiamo in quel posto. Ciao Nelly, benvenuta a questa diretta senza titolo, a questa diretta che ha per titolo senza titolo. E quindi se le persone si trovano in un luogo senza sapere perché, si trovano senza un titolo, la domanda di solito che si fanno dopo un po' è: cosa ci faccio qui? E la sensazione, la risposta può essere che se non c'è un motivo, se non c'è un titolo, si sta perdendo tempo o si sta facendo qualcosa che non ha senso. Cosa sto facendo qui? E sembra che se non c'è il titolo non si stia facendo nulla a volte. E quando si ha la sensazione di non fare nulla, si ha un disagio. Molti di noi provano un disagio, un nervosismo, quel nervosismo da colpetto di tosse. Poi qualcuno si alza, magari, esce in punta di piedi, non facendosi notare, e torna nel mondo dove si sa cosa si sta facendo, dove si ha sempre un titolo pronto per ogni attività. E così tutto sembra sensato. La realtà è che non esiste un solo istante in cui, da una parte, la vita non si stia facendo. Ciao Ernesta, benvenuta. La vita si sta sempre facendo da un certo punto di vista. Cioè, se voi siete a una conferenza, ci sono delle sedie di plastica rosse, c'è una scrivania, ci sono dei muri, ci sono delle altre persone. Non c'è titolo e c'è la sensazione che non stia accadendo nulla, ma in realtà le sedie stanno apparendo, stanno accadendo, il pavimento si sta facendo, i muri si stanno facendo, la forma apparente del vostro corpo e degli altri corpi si sta facendo. La sensazione che non si sappia cosa si stia facendo in quella stanza si sta facendo, si sta creando. C'è sempre pienezza di vita ovunque, con titolo o senza titolo, sapendo cosa si sta facendo o non sapendo cosa si sta facendo.
questa stanza, queste travi, queste pareti, questa porta, queste mani si stanno facendo. Sono vita in azione. Anche se possono invece sembrare soltanto il contorno un po' morto, il contesto che diventerà vivo solo quando accadrà qualcosa di interessante qui dentro. Questo di solito non è sufficiente. Ciò che c'è di solito non è sufficiente. C'è sempre bisogno che qualcosa lo investa di significato. Mentre questo, qualunque sia il contesto apparentemente disabitato ancora dall'evento interessante, questo è vivente, è sempre vivente. È sempre fremito vitale. Questo è una miriade, un'infinità di pixel vitali in fermento. Ma sembra statico, sembra che gli manchi l'elemento vita, e quindi sembra che l'elemento vita debba essere iniettato, debba essere portato da qualcuno, per esempio in questo caso da me che porto dei contenuti, in un altro caso da qualcun altro. Questa che sembra solo una stanza ferma, solida, in realtà è pixel di energia, di vita, è Pixelandia. Benvenuti a Pixelandia. Io sono Pixel Eric e in linea ci sono Pixel Lara, Pixel Maria Teresa, Pixel Nelly, Pixel Ernesta. Non c'è una reale Ernesta che inizia e finisce staccata dalla sua stanza e né un Anelli né un Eric, c'è Pixelandia. Quindi una diretta senza titolo. Ho una diretta che ha per titolo senza titolo, sono esattamente la stessa cosa, così come una diretta che ha un titolo. Una sala conferenze completamente vuota, una sala conferenze completamente piena di persone, di attività, da un certo punto di vista sono sempre esattamente la stessa cosa. Questo è qualcosa di interessante, quando l'energia sembra essere contratta nell'individuo, tutto sembra contrarsi e solidificarsi e diventare imbalsamato. Ecco, l'idea è questa, imbalsamato. Un animale impagliato è un animale, sì, ma un animale morto, privo della possibilità di vivere, di respirare. Quindi tanto spesso la vita ci sembra imbalsamata.
quello che succede quando apparentemente l'illusione di essere qualcuno, di essere questa energia contratta, si dissolve e che la vita torna a essere ovunque e ad ogni istante viva nella stessa maniera, senza differenze si può dire senza differenze di importanza. La persona che parla a un incontro non è più importante del pavimento, non è più viva del pavimento, non è più viva dello sgabuzzino, non è più viva del bagno. Dunque si può dire che non ci sia nulla di davvero interessante più nella vita, ma anche che tutto è interessante allo stesso modo. E diventa chiaro energeticamente che ciò che si cerca o che si cercava non era possibile trovarlo in un luogo, perché non si trova in un luogo, perché si trova sempre ovunque e in nessun luogo. E noi stessi che credevamo di essere separati dall'ambiente siamo parte di quel nessuno e ogni luogo. Non siamo separati. Non c'è separazione. È bellissimo essere qui con voi oggi senza titolo, senza riferimenti, senza orientamento, senza focus. Senza sentire minimamente il dovere o la spinta a parlare di qualcosa, senza sentire minimamente il dovere o la spinta a non parlare di qualcosa. Intanto delle immagini sorgono spontanee, immagini di cosa starà facendo chi ascolta in casa mentre ascolta, chi magari è seduto sul divano, chi invece cucina.
chi perde delle parti della diretta perché magari si muove per casa, poi ogni tanto torna, chi invece è attento. È divertente pensare a quando e a come accade senza che se ne sia minimamente consapevoli da piccoli, che iniziamo a un certo punto ad avere la sensazione che quando parliamo è bene dire qualcosa di interessante. Queste cose le diamo sempre per scontato, ma se cercate di tornare con la memoria lì, a quel momento, difficilmente lo trovate. Eppure accade, poco per volta, che si inizia a provare la sensazione di dover dire cose interessanti, di dover in qualche modo colpire gli altri, attirare l'attenzione degli altri su di sé quando parliamo. Per essere visti, per essere considerati, per essere visti e considerati intelligenti, interessanti o colti o informati o creativi. A un certo punto, senza sapere quando accade, si è dentro a quella dinamica. La dinamica del bisogno di parlare, di comportarsi per un ritorno di qualche tipo. Di solito di attenzione, come diceva qualcuno, essere è essere percepiti. Questo almeno accade nella dimensione dell'individuo. Se non veniamo percepiti, non sentiamo di esistere. In realtà ciò che è per essere non ha bisogno di essere percepito, è e non può neanche essere percepito perché non essendoci separazione non si può percepire. Non esistono punti esterni all'essere che siano altro dall'essere e che quindi possano percepire l'essere da cui l'essere possa essere percepito. Quindi essere percepiti, che è quello che vive l'individuo, è un po' la condanna a dover attirare l'attenzione degli altri, essere interessanti, che è una cosa molto faticosa, perché gli altri in cambio ci garantiscono la nostra esistenza, osservandoci, ascoltandoci, percependoci,
ci fanno sentire che ci siamo. La radice, anche il dialogo interiore ci fa sentire che ci siamo. E Suffi Suffi 1, ciao, benvenuta. Sì, anche il dialogo interiore ci fa sentire che ci siamo. Interessante che sia essere percepiti dagli altri che il dialogo interiore ci danno sempre una percezione parziale, cioè il dialogo interiore ci fa sentire che ci siamo, ma proprio perché è interiore ci fa sentire che ci siamo come interiorità e ovviamente se ci siamo come interiorità esiste anche la controparte dell'interiorità, che è l'esteriorità. Immediatamente ci dà una percezione del nostro esserci che è sempre comunque duale. Questo è il mio dialogo interiore, io ci sono. Quando parlo invece all'esterno è il mio dialogo esteriore. Io ci sono dentro, io ci sono fuori. E lo stesso vale per quando ci percepiscono gli altri. Il fatto che gli altri ci percepiscano ci dà l'idea dell'altro e di noi, di dove è posizionato l'altro e dove siamo noi, dell'idea dell'altro e dell'idea di noi. Quindi tutto ciò che è la nostra vita è fatto di riflessi, rimandi, giochi di sponda che ci rimandano sempre la percezione del nostro esserci. Ma questa percezione del nostro esserci è sempre una percezione parziale, di separazione. Suffi 1 dice, a volte ho la sensazione di venire pensata.
Ehi Maurizio, ciao, benvenuto. In quella che sembra essere la vita dell'individuo, la tavolozza delle sfumature delle esperienze possibili. È così vasta che ogni sensazione può essere provata, vissuta. Se non lo è oggi, lo sarà in futuro. Quindi quando a un certo punto... Ciao Sandro, hey, benvenuto. Grazie alla tecnologia si potranno fare sempre più cose, avremo chiavette USB, potremo scambiarci l'inconscio, potremo scambiarci sogni. Potremmo fare probabilmente chissà che cosa, e questo è come un flusso del divenire, dell'evoluzione, che ha in sé una potenzialità infinita. E quindi tutte le possibilità di percezione, di essere percepiti, di pensare, di sentirsi pensati, di creare, di sentirsi creati, sono possibili, saranno possibili, sono state possibili. Saranno e sono state possibili simultaneamente. Dentro quel gioco manca solo un colore, una pennellata, che è però ciò che più alcune persone cercano dentro quel gioco, l'infinito, l'essere, la liberazione. In quel gioco scisso, diviso, soggetto-oggetto, percepisco, vengo percepito, non esiste questa possibilità. C'è solo la possibilità di costante evoluzione, quindi cambiamento, ma sempre sulla base di una separazione di fondo. E simultaneamente tutto quel flusso di divenire non sta mai realmente accadendo, quindi in realtà quell'elemento che sembra sempre mancare non va neanche trovato e non va neanche cercato, perché non manca mai, non è mai stato perduto. Sì, è molto buio.
Lara chiede, ma quindi cade ogni giudizio? Oggi sembra più difficile riuscire a trovare la luce giusta che dare le risposte. Vediamo se aprendo un po' qui funziona meglio. Quando hai fatto, leggendo la tua domanda, Lara, è curioso perché mi è venuta un'immagine, mi è venuto in mente l'albero da cui cadono le foglie. E mi sono stupito delle espressioni che usiamo, che fanno sempre parte di un'invenzione nata chissà quando, chissà come, che noi di cui noi non abbiamo nemmeno coscienza, cioè l'idea che i giudizi possano cadere o restare attaccati da qualche parte. Il giudizio diciamo che la cosa interessante della tua domanda è che ci sia qualcuno che si pone l'idea di come la vita debba essere, se sia più giusta quando c'è giudizio o no, se a un certo punto il giudizio c'è o non c'è più. L'idea di fondo per l'io è che più strumenti ha al suo attivo e più è in grado di gestire la vita. Quindi se ha la facoltà di discernere, se ha la facoltà di giudicare, se ha la facoltà di pianificare, di organizzare la vita, ha una dotazione più sicura. E poi pensa, ma se invece accade qualcosa che fa cadere il giudizio, che fa cadere l'autocoscienza di se stessi, sottinteso è che ne è di me, che ne è della vita, come faccio a funzionare nella vita. E di fatto la vita funziona sempre già benissimo, senza bisogno del controllore. Il treno funziona benissimo, corre benissimo su binari oliati, senza bisogno di nessuno che lo guidi. Il giudizio sorge in un corpo, in una determinata situazione, non sorge in un altro, già adesso. E il fatto che sorga o non sorga, a seconda delle situazioni, in realtà non crea nessun problema, se non a questa entità fantasma che si crede reale e che crede di essere chi guida la locomotiva della vita, del corpo, chi giudica o non giudica. In realtà il problema, Lara, non è se cade o non cade il giudizio, è chi pone questa domanda, per chi è importante questa domanda. Per chi è importante sapere cosa cambia nella vita se cade il giudizio o se il giudizio permane. In realtà la vita accade già spontaneamente senza bisogno di porsi domande. Un giudizio può sorgere o può non sorgere a seconda delle situazioni.
Solo per chi si crede reale in una dimensione astratta chiamata la mia vita, è importante decidere o sapere se il giudizio cade o non cade. Altrimenti, quando la vita accade in tempo diretto, non c'è mai ciò che non c'è. Cioè, se sorge un giudizio in una certa situazione, c'è solo quello, non c'è il suo contrario. Se non sorge un giudizio, non c'è il suo contrario. È solo chi si sente in qualche modo staccato dalla vita e sente di doverla vivere in un certo modo e capire quando e se la sta vivendo nel modo giusto e con quali strumenti la sta vivendo, solo per quell'entità fantasma sembra sempre così importante sapere cosa sta accadendo. Altrimenti c'è solo l'accadere e l'accadere non ha alterità, non ha contrario. Però potremmo creare una specie di koan zen divertente. Da dove, da che albero cadono i giudizi? Oppure dove si trova realmente l'albero da cui cadono i giudizi? E quanto tempo impiega a fiorire l'albero dei giudizi? E in che stagione fioriscono i giudizi? Tutte le stagioni il giudizio è sempre verde? Sto prendendo molto seriamente, anche no, ma anche sì, Lara, la tua domanda, la sto solo utilizzando per sottolineare come tante domande che noi facciamo e che ci sembrano normali, se andiamo a guardarle bene, come sono formulate, sono normali perché le abbiamo sentite fare da altri, abbiamo sentito cose simili dire. Se andiamo a guardarle veramente, interrogarle, sono anche fonte di stupore. E lo stupore, invece di sentire l'impellenza a dover trovare risposta alla domanda, a un certo punto scioglie la domanda. Lo stupore non resta agganciato al qual è la risposta giusta. Lo stupore è come se vedesse per la prima volta la domanda e dicesse: guarda com'è curioso il fatto che nella mia frase si esprime l'idea che i giudizi cadano. E poi inizia magari come un bambino a fantasticarci su, cadono dall'alto, cadono dal basso, si fanno male quando cadono i giudizi. E quelli che non cadono, che restano su, sapete, come quelle foglie secche che non si staccano dagli alberi. Si sentono soli? E i giudizi che cadono invidiano i giudizi che non sono caduti o viceversa? Sufi Sufi 1 dice: se vado a fondo della parola perde tutto il significato. Sì, perché come abbiamo detto altre volte, le parole sembrano sempre descrivere una realtà inconfutabile. Che non esiste in realtà. Esiste, sembra esistere, esiste e non esiste, lo possiamo dire
tutti i soliti modi in cui cerchiamo di dirlo, senza riuscire a dirlo. Un'altra cosa interessante su Sufi 1, continuiamo tutti a dire frasi che possono aprirci allo stupore, è che noi abbiamo la sensazione, il linguaggio ci trasmette la sensazione che il significato, per esempio Sufi 1 ha detto se vado a fondo, che il significato si trovi in profondità da qualche parte nelle parole, che le parole abbiano un cuore significante. È un altro dei miti che accompagnano la storia dell'io, della persona, il fatto che si possa andare in profondità nelle cose, come si dice, che ci sia la superficie dove si è superficiali e che ci sia la profondità dove invece si è intelligenti, si è saggi. E abbiamo anche le espressioni facciali, la persona che pensa trasmette la sensazione di uno che sta cercando di andare in profondità nelle cose. Sii serio. Dai, smettila di fare il cretino, sii serio adesso. Come dire, smettila di stare in superficie a fare le bollicine come le onde. Immergiti in profondità dove si cela il senso vero delle cose. Ed è interessante perché nella vita dell'io così è vero questo. È una vita in cui ci sono livelli e dove se tu ti concentri e contempli le cose in profondità, cogli degli aspetti più importanti rispetto a altri più superficiali. Ma qual è il presupposto che sta dietro tutto questo? Che a forza di andare in profondità verso il cuore significante delle cose, io, soggetto, arrivi dove? Al cuore della vita, forse. E questo non è reale, perché il cuore della vita è ovunque, sempre. Non è nascosto, in realtà. È completamente esposto, talmente esposto che non viene visto, perché è ovunque. E l'occhio dell'io non può guardare l'ovunque, può guardare qui, poi può guardare qui e dire qui non c'è, qui non c'è, qui non c'è e pensare che sia da qualche parte, ma non può guardare l'ovunque. L'ovunque non può essere guardato, non può essere visto. È buffo, vero? Perché è ovunque. Dov'è il cuore della vita? È ovunque. E perché non lo vedi? Perché è ovunque.
Un'altra domanda interessante rispetto all'albero dei giudizi è chi è il proprietario dell'albero dei giudizi? Sulla terra di chi mette radici e cresce l'albero dei giudizi? Ciao Stella! Che bello vederti! L'ovunque non può essere visto, non può essere guardato, ma può essere percepito? No, non può essere percepito. Questo fa sempre parte dell'illusione in cui vive, diciamo, il mondo. E l'illusione è che l'albero di giudizio è un'immagine stupenda. Sì, ci si potrebbe fare un dipinto o costruirlo. Immaginare come fare un giudizio, come è fatto un giudizio. No, non può essere percepito. Quando si parla di non dualità, non si parla di nulla che abbia a che fare con la dimensione abituale soggetto-oggetto. Noi siamo abituati a pensare che ogni cosa, cioè che l'esperienza più preziosa che noi possiamo fare di ogni cosa, parte comunque dal percepirla. Ci sono io e percepisco il bicchiere, ci sono io e percepisco la persona. Ci sono io e prima o poi potrò percepire l'infinito, l'ovunque. No, l'ovunque non può essere percepito perché non ha un esterno a se stesso, non ha un interno e un esterno. È vivo, è ovunque in nessun luogo. Ma il suo essere vivo non ha bisogno dell'essere percepito. È soltanto una cosa nostra perché ci sentiamo dentro un corpo che il percepire qualcosa sia fondamentale. Esiste e basta. E quell'esistere e basta è per l'io, che è abituato che le cose per esistere devono essere percepite, toccate, comprese, questo essere di cui stiamo parlando non è un'esperienza. Proprio perché ogni cosa che è un'esperienza richiede l'esperire, e l'esperire richiede che ci sia chi fa l'esperienza e qualcosa che viene esperito, e uno spazio tra i due che permetta l'esperire. Quando invece le cose non hanno differenza, non sono divise. Tutto questo nostro discorso del percepire, del guardare, del toccare, del fare nostro, del sentire distante, non ha nessun senso, non ha nessun senso. Quindi l'esperienza invece dell'individuo, che è basata sull'esperire, ma l'esperire richiede la separazione, permette un esistere che non dipende dalla relazione. Sì, ma è proprio che nella realtà di cui sto parlando, nella non dualità, esatto, la relazione non esiste, è illusoria, perché la relazione si baserebbe sul fatto che esistono due entità separate che possono entrare in relazione o meno. La cosa paradossale è che sembra che quello di cui io sto parlando sia uno stato della non dualità, a cui si può in qualche modo arrivare facendo qualcosa, cioè io dallo stato di dualità in cui mi sento separato in relazione, posso fare qualcosa per illuminarmi o risvegliarmi e arrivare a uno stato di non dualità. E in realtà è un'illusione anche questa, cioè non dualità significa che non c'è mai la dualità. Questo è già non dualità, qui non c'è nessun Eric, nessuna stella, nessuno da una parte dello schermo, nessuno dall'altra, c'è solo l'essere, c'è solo l'ovunquità, ma l'essere può apparire come se non fosse l'essere, come se fosse invece separato.
Quindi da un certo punto non c'è niente che si possa fare, che qualcuno possa fare, perché quel qualcuno che pensa di poter fare qualcosa e si crede separato, in realtà non lo è. Ah, ovunquità stupenda. Quindi che si fa con l'essere? Che si fa, Stella? Non lo so, si va a mangiare una pizza. Non c'è bisogno di fare nulla, è un'altra ossessione dell'io che si debba fare qualcosa. Questo è l'essere. Fine della questione. Ma finché l'essere vuole apparire come io, anche se non lo è, è un'illusione, l'io continuerà a nutrire la certezza di non essere ancora l'essere, che l'essere sia da qualche parte, che si debba fare qualcosa per raggiungerlo. Ciao Morgan, forse anche l'io è un pixel, c'è, non c'è, viene dal nulla ed è fatto di nulla. Assolutamente, l'io è l'essere. È l'essere che sembra apparire come io, come separazione, senza realmente essere l'io. Quindi l'io è e non è. Però poi alla fine ovviamente ci si perde in discorsi mentali. Di fatto è proprio una questione energetica. È una questione energetica e basta. Questa cosa di cui stiamo parlando, anche se si cerca di comprenderla, di capirla, sì, quindi va sempre bene così, dice Lara. Sì, per la vita, per l'essere va sempre bene così. Ma quando appare come io, pur non essendolo, e appare nella dualità, è impossibile che vada tutto sempre bene così, perché la dualità non contempla il fatto che le cose vadano sempre solo bene. E quindi per l'io sembrerà sempre che non vada sempre bene tutto così. Può cercare di convincersi, può dirsi, visto che questa è non dualità, allora va sempre tutto bene. Ma poi a un certo punto entrerà in crisi perché la dimensione in cui sembra che l'io viva contempla sempre l'opposto di tutto, la dualità. Quindi andrà bene per un po' e poi a un certo punto non andrà più bene. Voglio dire che non c'è un modo di arrivare a una comprensione intellettuale della non dualità, che ci sembri quella giusta, che risolve i problemi della nostra vita, e poi applicarla alla nostra vita e ottenere il risultato sperato. Non funziona. Può funzionare un pochino una volta così, ma poi. Perché? Perché quel movimento di cercare di applicare una teoria della non dualità alla vita nasce dall'illusione che esista qualcosa che vada applicato per far funzionare meglio qualcosa. In realtà l'essere non ha bisogno di essere modificato, di essere migliorato. Quello che succede, che può succedere, è che energeticamente, che è una cosa che non si può comprendere intellettualmente, questa sensazione di essere un io dentro un corpo non parte intellettualmente, parte energeticamente, c'è la sensazione di essere, che la nostra energia sia stipata qua dentro e qua fuori non sia più noi. E questa energia contratta a un certo punto fa una cosa tipo. Si riespande, sembra riespandersi in ogni cosa. E
Ed è energeticamente che diventa chiaro quando succede quello, quando sembra succedere quello, che diventa tutto chiaro. Ma come diciamo sempre, diventa chiaro a chi? A nessuno. Perché non c'è più qualcuno da qualche parte che sia qui e non là, a cui le cose possono diventare chiare. È una chiarezza, è un'evidenza energetica. Questa cosa non può essere capita. È la sua maledizione. È la sua benedizione, è la sua bellezza. È libertà proprio perché non può essere afferrata, non può essere capita, non se ne può fare nulla. Questa è la sua benedizione. La maledizione è che all'io questo sembra terribilmente frustrante, quindi io non posso farci nulla. Maurizio chiede, e lavorare con l'energia non aiuta affinché il risveglio accada, giusto? Maurizio, dipende come sempre dal punto di vista, cioè dal punto di vista più radicale, ma anche più semplice, lavorare con l'energia non può aiutare affinché il risveglio accada. Perché? Perché non c'è nessun risveglio che deve accadere, questo è già il risveglio. Questo è già la cosa cercata, questo è già l'essere. Da un altro punto di vista, lavorare con l'energia potrebbe anche aiutare affinché il risveglio accada. Come potrebbe non aiutare? Qualcuno potrebbe lavorare con l'energia tutta la vita e non risvegliarsi, apparentemente. Qualcuno potrebbe risvegliarsi bevendosi un sorso di birra. Questo in realtà il risveglio è quello che sembra essere un risveglio, è impersonale, cioè accade nel momento in cui la vita, l'essere, decide di smettere di apparire nella forma di un io contratto, è qualcosa che accade e basta e non risponde alle leggi interne al mondo illusorio, al sogno. È un po' quel paragone che si fa spesso sul sogno, no? Cioè, se io sogno e sono Eric piccolo dentro al mio sogno, Eric piccolo dentro al suo sogno decide di lavorare con l'energia per svegliarsi dal sogno. E a un certo punto io mi sveglio. È perché l'Eric piccolo dentro al sogno ha deciso di svegliarsi. Chi è che si sveglia? È l'Eric piccolo dentro al sogno con le cose che fa che si sveglia? E di solito la risposta che viene data è no, è il corpo di Eric che sta dormendo che si sveglia. È la vita che si sveglia. Però nel frattempo, finché questa storia va avanti, la storia dell'io, l'io ha bisogno di obiettivi e strumenti. Quindi fino a un certo punto l'io avrà come obiettivo il risveglio. E quindi lavorare con l'energia può essere uno degli strumenti privilegiati per questo. Ma è proprio tutto lo scenario che stai nominando che è illusorio. Cioè non c'è nessun io che ha realmente bisogno di risvegliarsi e in questo senso non c'è nessuno strumento che può portare a ciò che non esiste.
Questo messaggio indica costantemente l'illusione di fondo, non quelle di superficie, l'illusione di fondo, l'idea che esista qualcuno, che esista realmente qualcuno separato che ha bisogno di risvegliarsi. Una volta che invece entriamo dentro al sogno e lo prendiamo per vero, esiste Maurizio e è addormentato e può risvegliarsi, o ha un certo livello di consapevolezza, ma può arrivare all'illuminazione e al risveglio. Allora, dentro a quello scenario, tutti gli strumenti, lo yoga, la meditazione, lavorare con l'energia, il tantra, tutti gli strumenti di un certo tipo si pongono come risultato possibile il risveglio. Il problema è che in questo momento tu conosci la non dualità, l'ascolti, e quindi ti creerà un conflitto con certe tecniche, perché finché uno non la conosce, non ha sentito questo messaggio, è molto motivato con quello che sta facendo, sta lavorando con l'energia per risvegliarsi, ci crede, investe in quello. Quando inizia a sentire un'altra voce che gli dice è inutile, tu non esisti, si genera una sorta di conflitto. Ma anche quello che ho appena descritto sembra verissimo nella vita di tante persone, ma dal punto di vista del messaggio che viene trasmesso qui è qualcosa che non sta realmente accadendo. Perché non esiste nulla che non sia già questo che possa essere raggiunto. Cioè l'idea stessa che esista qualcosa al di fuori di questo, e questo è sempre questo, c'è sempre solo questo, che possa essere raggiunto. È illusoria. Ma è una cosa molto strana, impossibile da spiegare. Cioè, di fatto su un certo piano sembra che tutto serva e sembra che ci sia anche un momento del risveglio. Io in alcuni miei video racconto anche quando è successo a me. Mi è successo guardando un video in un momento preciso. Ma poi c'è qualcosa su un altro piano che quando quella cosa accade o sembra accadere, smaterializza in qualche modo un grumo energetico al cui interno c'è anche l'idea che ci sia stato un prima di quel momento e che ci sia stato realmente quel momento. Quindi è completamente incomprensibile e inspiegabile. Quindi posso dirti simultaneamente che per me quel momento c'è stato. E un istante dopo posso dirti altrettanto sinceramente che quel momento non è mai esistito. Senza che le due cose suonino dissonanti o in conflitto tra di loro. Perché non c'è niente di dissonante in conflitto, dove c'è sempre solo essere. L'essere è sempre ovunque, nessun luogo essere e non può essere in conflitto con se stesso. Allo stesso tempo sul piano orizzontale in cui Dio sembra vivere,
L'unico consiglio a qualcuno che cerca il risveglio è, l'unico consiglio che può trovare è, vuoi questo, per ottenerlo fai questo. E questo può essere, a seconda della persona o della dinamica della sua vita, lavorare con l'energia, fare yoga, meditare. Ci sono due modi in cui si sente parlare della non dualità. Il primo è nello spazio e nel tempo. Cioè tu ci sei, facendo questo, arrivi alla non dualità. Poi alcuni dicono anche tu non ci sei veramente, ma sembri esserci. Per adesso diamo per scontato che tu ci sia. Fai questo, quando arriverai alla non dualità, capirai che non eri veramente quello che credevi di essere. Poi c'è un'altra non dualità, si potrebbe dire più radicale, che dice che semplicemente l'idea che ci sia qualcosa da raggiungere, qualcuno che debba raggiungere il risveglio e una separazione di qualunque tipo è un'illusione. Tutto questo non esiste realmente e quindi è inutile anche prenderlo in considerazione. C'è sempre solo non due. Non è possibile raggiungere il non due partendo dal due. C'è sempre e solo non due. Quello che succede qui, potrei dire, rispetto a quello che ti ho appena detto, è che c'è energeticamente la sensazione che ci sia sempre solo non due. Quando però alcune persone sul piano della sofferenza individuale chiedono, mi fanno certe domande, emergono anche delle risposte che sembrano essere, diciamo, duali, delle risposte, dei consigli di fare qualcosa per stare meglio. Ma emergono e magari aiutano la persona e magari no, ma la sensazione qui è che anche quelle risposte siano sempre in non due, perché c'è solo quello. Però dall'esterno invece può sembrare un po' contraddittoria la cosa, può sembrare che io dica una cosa e poi il contrario, perché l'io può sempre solo percepire, cercare una sorta di coerenza tra due opposti. In realtà non esistono opposti, non due, non esistono mai realmente questi opposti. Non esiste mai neanche realmente chi sta facendo una domanda e chi sta dando una risposta. E forse ci possiamo fermare anche per oggi. Vi ringrazio per tutte le domande, per essere stati qui e vi abbraccio. Ciao Nelly, ciao Maurizio, Lara, Morgan, Stella. È stato bello averti qui, Stella, con noi. Suffi Suffi 1, Sandro, Lara, Maurizio, Lara, Ernesta, Nelly, Maria Teresa, Lara. Un abbraccio grande. Alla prossima settimana. End stream. And